E in quell'elenco c'era anche il nome di Mata Hari, la famosa danzatrice. Pensi che per qualche tempo io ho creduto che appartenesse addirittura allo spionaggio russo, ma quando venne da me per farsi dare un permesso per recarsi a Vittel... Capitano Ladoux, a Vittel, oltre alla fabbrica di aeroplani, c'era un ospedale militare, e nell'ospedale militare c'era Vadim Maslov. È vero. Oltre a questo Vadim Maslov, c'era una fabbrica di nuovi aeroplani. E poi lei non mi ha fornito nessuna prova che Vittel Mata Hari abbia commesso azioni di spionaggio. Lei stesso non avrebbe rischiato di mandare una spia nemica in campo segreto. Andiamo, Ladoux. Le ripeto che il nome di Mata Hari era in quel famoso elenco. Di persone sospettate, sì. Non mi stupirei di trovarci anche il nome del presidente Poincaré in quell'elenco. Sappiamo benissimo come funzionava il Deuxième Bureau in tempo di pace. Prove, Ladoux, prove! E se non mi fornirete delle prove, io temo che resterete tutti molto delusi. Avvocato Clunet, finalmente. È inaudito, sorella. Quasi un mese per avere un permesso. Qui non si rispetta neppure più la Costituzione. Mi scusi, ma sono indignato. Come sta la mia Margherita? Lo vedrà lei stesso. Sarà felice di vederla. In questi ultimi giorni non ha fatto altro che chiedere di lei, avvocato. Oh, Edouard, caro. Grazie. Ancora un giorno senza vederti e avrei potuto morire. Morire. Come si pronuncia spesso e a cuor leggero questa parola. Marguerite, non essere così triste. Ti prego, Bouchardon naviga nel buio. Senti, ho presentato un esposto al Consiglio di guerra chiedendo la tua libertà provvisoria. Dovranno pure ascoltarmi. E non possono tenerti qui senza un regolare rinvio a giudizio. Ne sono in grado di stendere un'istruttoria. E non hanno nulla a tuo carico. E dovranno pur convincersi che tu... Ma tu non mi ascolti. Oh, scusami, caro. Scusami, ma... Io ho mentito a Bouchardon. Su che punto? I miei rapporti con Kramer e von Brandt. Lui ha intuito giusto, ma se io gli avessi detto la verità, capisci, non mi avrebbe creduto. Oh, Edouard, io sono disperata. Che cosa devo fare? Oh, ma la tua storia con von Brandt e con Kramer è nota a Bouchardon. Mentire su questo punto è assurdo. Bisogna giocare d'astuzia. Fa bene a consultare i sacri testi, capitano. Forse vi troverà quel famoso articolo che riguarda la durata della detenzione preventiva. Sono avvocato anch'io, Clunet. Lei lo dimentica troppo spesso. Si accomodi, prego. Avvocato, ma militare. Lei non ha nessuna stima di noi militari, vero? Beh, cosa vuole? Sono troppo vecchio per avere stima di qualcuno. Ma lasciamo da parte il Bouchardon militare. Preferirei rivolgermi al Bouchardon avvocato, giurista, ma soprattutto al Bouchardon uomo intelligente. Ora sono anche intelligente. Bisognerà che io stia in guardia, Clunet. L'ultima volta che ci siamo visti, la sua opinione era diversa, se ricordo bene. Scherzi della polemica, ma non deve stare in guardia lei. Pensi io. Sono venuto per dirle qualche cosa circa l'ultimo interrogatorio della mia protetta.
La ricerca della verità, capitano, è assai difficile. E lei cerca la verità, non la colpevolezza, ma la verità. Capire Margherita, creda, è difficile. Ed è ancora più difficile capirla indossando una divisa dietro questa scrivania, in tempo di guerra e con i tedeschi che bombardano Parigi. Ma lei deve cercare di capirla se non vuole commettere un'ingiustizia. Vede, Cluny, è che non sarò io a giudicare la sua protetta. No. Si riservi questo discorso per i giudici. I giudici dei tribunali speciali? No. Il vero giudice Bouchardon è lei, e lo sa benissimo, almeno quanto me. La sentenza che assolverà o condannerà Matahari sarà la sua sentenza istruttoria. Qualunque essa sia, il tribunale militare la confermerà. Lei mi lusinga. No. Io vengo a metterla di fronte alle sue responsabilità. Uh-huh. Ma mi ascolti. Lei ha interrogato Matahari circa alcuni colloqui avuti con von Brandt a Berlino e con Kramer ad Amsterdam. Ebbene, Matahari non le ha detto la verità esatta. Greta, ti ho cercato in albergo da ieri. Mi hanno detto che eri partita. Oh, mi hanno fermato alla frontiera quegli svizzeri idioti. E pensa che il mio bagaglio ha proseguito con il treno, un disastro. Eri partita così, senza neppure salutarmi. Niente. Ma Carlo, è scoppiata la guerra, non lo sai? Non è il momento di scherzare, Greta. Questa tua partenza improvvisa ha tutta l'aria d'una fuga. Ma santo cielo, che bisogno avevate di invadere il Belgio? Sarei passata per di lì invece che cadere nelle mani di quegli orologiari. E tu non potevi avvertirmi che stavate per fare la guerra, no? Ma dico io, che vi importa a voi di Sarajevo? Greta, sei impossibile. Erano anni che attendevamo un'occasione simile. No, ti detesto. Comunque tu non puoi tornare in Francia, almeno per ora. E perché mai? Perché sei un agente del nostro servizio segreto. Sono cosa? Hai capito benissimo. E lo sai da molti anni. Hai cominciato con Van Hoedemaker e hai continuato con me. Il denaro che Hoedemaker ti dava a Parigi quando ne avevi bisogno era denaro tedesco del servizio segreto. Non so dove prendesse l'informazione che mandava tuo nome. O meglio, lo so benissimo perché poi io ho fatto altrettanto. E qualche informazione, anche se di scarsa importanza, me l'hai data tu stessa senza saperlo. Viaggiavi molto. Frequentavi gente importante. Quindi, tutto il denaro che ti ho dato in questi anni, sino a ieri, e scusa se te lo ricordo, è registrato nella tua scheda. Registrato? Scheda! Ma tu sei un pazzo! Ah, ora capisco. I tuoi regali. I regali costano. Bisognava pagarli in qualche modo. Porco! Boscia! Aspetta! Non ho finito. Non sono più io il capo qui. Hanno nominato Schunke. E lo conosci bene, abbiamo pranzato una volta assieme. Non ci sarà da aspettarsi da lui la stessa condiscendenza che ho avuto io con te. Condiscendenza? Greta, molte cose sono cambiate in 3 giorni. Io non sono ricco. Era l'unico modo per poter... Tutto questo è estremamente romantico. Il barone von Brandt si è rovinato per amore. Ti sei messo nei guai per me. Povero caro. Forse non sono stato chiaro. Nei guai ci sei tu, non io.
Schunke al tuo dossier e mi ha già dato gli ordini che ti riguardano. Ordini per me? Sì. E 30.000 marchi per le spese. E cosa dovrei fare? Niente. Niente per ora. Solo tornartene in Olanda, ad Amsterdam. E metterti in contatto con il nostro console, Kramer. Resterai in Olanda per qualche tempo. Ma Carl, io non voglio andare in Olanda, devo andare a Parigi. Non sarà per molto. Il tempo di farti un po' dimenticare e poi tornerai a Parigi. Va bene? Ma certo che mi ritenni 30.000 marchi. Li considerai un risarcimento per il bagaglio perduto. Comunque, andai ad Amsterdam. Se volevo raggiungere Parigi, dovevo fare quella penitenza di Amsterdam. Ci misi più di un anno a convincere Kramer a farmi ritornare a Parigi. Ed ecco il passaporto, mia cara. Se proprio hai deciso di andartene. Grazie. Non così in fretta, Greta. Oh, no. No, no, non ti trattengo per il motivo che pensi. Non mi sono mai illuso. È bene che tu lo sappia. Via, non essere patetico adesso, eh? Ho ancora qualche raccomandazione da farti. Ma come, non ti fidi di quanto mi ha insegnato in questi mesi il professor Lerner? Solo voi tedeschi potevate mandarmi a scuola alla mia età. Il professor Lerner ti ha inculcato alcune precauzioni elementari. E tuttavia, quanto ne so io, non si può dire che tu sia stata un'allieva modello. Ma Lerner non è contenta di me? Ha il sospetto che tu non abbia preso troppo sul serio le sue lezioni. Ma già tu... tu non prendi sul serio quasi nulla. Ma posso prendere sul serio il gergo dei cospiratori e i segnali con lo specchio della borsetta? Via. Tutto questo mi sembra così infantile. Non esserne così sicura, Greta. Dunque, a Parigi prenderai contatto con Van Houdemacher. Lo conosci già? Sì. Queste sono preziose. Mettile nella borsetta e tienile con cura. Se alla frontiera te le dovessero trovare, di che contengono cosmetici. O quello che ti pare. Sì, e che cosa c'è dentro? Il nuovo inchiostro simpatico adottato dal nostro servizio segreto, una formula chimica nota solo a noi. È con questo inchiostro che corrisponderai con noi. Serviti pure del corriere diplomatico olandese attraverso l'ambasciata olandese a Parigi. Lerner ti ha già spiegato come usarlo. Ma lo so come si fa, lo so. Beh, adesso io devo proprio andare. Margherita. No, lo sai che detesto gli addii. A me interessava soltanto ritornare a Parigi. Quanto alle bottigliette, appena in albergo, le vuotai nel lavandino e le gettai via. Queste? Queste non provano nulla. Il servizio segreto tedesco ha certamente distribuito delle boccette simili a queste a tutti i suoi agenti.